minuti al palo adorando Pietri di Correggio per la nona giornata del campionato di Serie 2. Alla telecamera del nostro Federico Pedroni vedete inquadrate le protagoniste della sfida che andremo a seguire, quella tra Minimotor Correggio e Azzurra Novara. Un saluto da Francesco Ferrari, benvenuta la nostra Marzia Cattini, ciao Marzia. Ciao Francesco, buonasera a tutti, benvenuti. Beh, sicuramente una partita interessante perché io dico e abbiamo sostenuto in più di un'occasione, Marzia, che questo fosse l'inizio di un nuovo campionato per quanto riguarda la Minimotor Correggio, perché dopo la partita con Scandiano, la partita contro Novara, poi nel nuovo anno OK Bassano e Symbol Modena, conclusione del campionato, del girone d'andata del campionato di Serie A2, direi che sono quattro partite molto importanti. La prima è già andata contro Scandiano, questa è la seconda, ne mancano altre due. Direi questo trittico fondamentale per l'economia dell'intera stagione della Minimotor. Assolutamente sì, abbiamo visto però a Scandiano una Minimotor che ha dato una buona prestazione pur non essendo riuscita a vincere la partita. Vediamo come se la caverà oggi in pista contro una squadra che non ha obiettivi di salire in Serie 1 ma di rimanere saldamente a metà della classifica come adesso, perché ha 5 punti, scusate, è al quinto posto. Assolutamente, un dato molto importante è quello della classifica dell'Azzurra Novara, se non erro 13 punti, Marzia, il confermo punteggio della formazione piemontese. Novara, città con grande tradizione hockeyistica, senza citare, andare troppo lontano nel citare l'Hockey Novara, che ha vinto 32 scudetti ed è la terza società sportiva in Italia in tutti gli sport per numero di scudetti vinti, sicuramente un numero importantissimo per una società che ha fatto la storia di questo sport per quanto riguarda il movimento italiano. Tra pochi istanti ci sarà l'inizio della partita fra Minimotor Correggio e Azzurra Novara. E vi diamo anche i quintetti, perché da un lato ci saranno Nicolò Salines, Diego Casari, Alessio Calori, Edoardo Righi e Stefan Orfei, dall'altra parte ci saranno il portiere Rubens Gilli, Oscar Ferrari, Davide Bergamin, Pablo Agustin Gonzalez, Vincenzo Mastropasqua. Vediamo anche intanto le formazioni, inizia in questo momento Gonzalez a dare il via alla partita, subito il Novara pronto con Gonzalez che dopo nemmeno 8 secondi crea il primo pericolo, subito innescato da Ferrari, ottima progressione, tentativo di alzeschiaccia ancora di Gonzalez, ancora la porta della Minimotor. Novara che è partita con una grande aggressività, diciamo, a livello sportivo, proprio perché fin dalle primissime mosse e dalle primissime azioni, dopo soli 8 secondi, Marzia, subito un'occasione importante, ne è arrivata un'altra dopo pochissimi istanti, 20 secondi di gioco, adesso ne sono passati 32, Novara già pericoloso in due occasioni. Beh, Novara non vuole mica venire qui a scherzare. Assolutamente no. Novara che ha avuto un andamento non costantissimo in questa prima parte di campionato, però comunque in 8 partite ha portato a casa 4 vittorie ed un pareggio, quindi è una delle squadre competitive di questo girone A della Serie A2. Alla regia Tommaso Castiglioni chiediamo anche in regia se arrivano perfettamente l'audio, se ce lo può comunicare in cuffia, nel mentre noi continuiamo la nostra telecronaca con Diego Casari che prova la conclusione. In precedenza il numero 5, da sottolineare la sua prestazione nella giornata di ieri nel campionato di Serie 1. Intanto soffia la pallina il Minimotor con Gonzalez, parata ancora di Nicolò Salines. Dicevamo, nella giornata di ieri gol di Diego Casari, il terzo nel campionato di A2, bel taglio per Edoardo Righi, non è andato a buon fine in casa Minimotor, conclusione di Gonzalez all'esterno della porta, difesa da Nicolò Salines, Righi, conclusione, parata di Gilli. Azioni da una parte e dall'altra, Marzia, facciamo fatica a starci dietro. Sì, siamo partiti veramente a una grandissima velocità. Attenzione ancora Gonzalez, appunto, bravissimo Nicolò Salines a rispondere. Sì, siamo partiti a una grande velocità, dicevamo, e azioni su azioni, adesso tirato in porta Casari, parata però dal portiere, direi. Tanto si ferma il gioco proprio perché vediamo, abbiamo visto anche che
pallina alta e quindi di conseguenza si riprenderà dall'angolo dell'area. Ricordiamo le formazioni, anche non le abbiamo dette in precedenza. Mi scuso personalmente con tutti gli appassionati che ci stanno seguendo, con Diego Casari intanto che prova là a far effettuare la conclusione. Bella la parata di Rubens Gilli. Vi diamo le formazioni in velocità, sperando chiaramente che non accada nulla. Ci interromperemo nel caso capiti qualcosa in pista. Per quanto riguarda l'azzurra Novara, anzi, parliamo con il numero 18, il portiere Rubens Gilli, 99 Oscar Ferrari, 68 Pietro Garzaro, 8 Davide Bergamin, 29 Sebastiano Schena, 57 Pablo Gonzalez, numero 3 Riccardo Mele, Vincenzo Mastropasqua con il numero 33, capitano della formazione piemontese, Riccardo Porazzi, il secondo portiere con il numero 70. Nel frattempo l'interruzione di gioco per un pericoloso tiro fuori dalla pista che ha quasi ha colpito il tabellone, ma sembrava che dovesse colpire la nostra aiuto nel segnapunti, aiuto nel tavolo degli arbitri. Ricordiamo anche gli arbitri, che sono Massimo Lucifero e al tavolo Marco Giombetti. Riepiloghiamo anche la formazione della Minimotor con il portiere Nicolò Salines, Diego Casari, Edoardo Righi, Alessio Caroli e Stefano Orfei, sono loro cinque a comporre il quintetto. In panchina il secondo portiere Graziano Gasparini con il numero 1, Francesca Maniero con il numero 7, il vice capitano Matteo Mangano con il numero 2, Simone Scarpa con il numero 11 e il capitano Marco Pozzi con il numero 8, Edoardo Righi attaccato che attacca in Mastro Pasqua, il capitano della formazione dell'Azzurra Novara. Fuori per Ferrari, Gonzalez prova dalla distanza, non crea particolari problemi a Nicolò Salines ed è Diego Casari in possesso della pallina. 3 minuti 20 secondi di gioco, Diego Casari prova il taglio per Caroli, non si intendono i due giocatori della Minimotor. Ancora Righi attaccato stavolta da Bergamin, fallo di squadra subito dall'Azzurra Novara, il primo di questa partita. Edoardo Righi dall'angolo dell'area pronto a rimettere in gioco la pallina. Ricordiamo 19esima giornata, il tiro di Caroli, intanto la parata da parte di Gilli, buona la pallina bloccata e respinta dall'estremo difensore dell'Azzurra Novara Rubens Gilli. Vediamo intanto ancora il gioco che si è fermato e potrà riprendere tra pochi istanti per quanto riguarda la Minimotor in favore di possesso. Alessio Caroli ed Edoardo Righi sulla pallina, pronta da posargliela il miglior marcatore della Minimotor. Non va a buon fine il tentativo di punizione da parte di Alessio Caroli. Ancora Gonzalez che supera molto bene due avversari, il tentativo di conclusione che però non trova la porta. Ottima opportunità per Gonzalez, tra i migliori marcatori dell'intero girone A, al quarto posto in classifica nell'intero girone A del campionato di Serie A2. Attenzione ancora, Bergamin attaccato da Caroli, intercetta molto bene in fase difensiva Stefano Orfei, bella lettura del numero 13, conclusione respinta da Gilli. Marzi, una partita dove non sembrano esserci tanti schemi e tante tattiche, si cerca il gol, lo sta cercando un po' più con un po' più di intensità l'Azzurra Novara, ma la Minimotor dopo un inizio forse shock, palo intanto di Gonzalez. A proposito di inizio shock, possiamo anche ricollegarci questo momento della partita. Comunque la Minimotor vuole reagire e vuole provare a trovare il gol dell'1-0. Senz'altro entrambe le squadre sono partite subito in attacco, quindi come dicevi tu, nessuna attesa, nessuna studio dell'avversario, ma sono proprio partite soprattutto il Novara cercando di subito il gol. E d'altra parte lo dicevamo, è una squadra che sa essere pericolosa, mentre invece Correggio che finora sta difendendo bene, e un altro palo, ma questa volta all'esterno della rete,
e sta difendendo bene, quindi vediamo come se la caverà. Speriamo che la nostra squadra abbia trovato l'equilibrio giusto per ritornare a vincere, perché l'arbitro segna fallo al Novara. Primo fallo di squadra segnalato contro la... assegnato contro la Minimotor Correggio, fallo commesso da Edoardo Righi su Bergamin, quindi 1-1 in questo momento il calcolo dei falli di squadra. Intanto dopo, tra poco, Mazda, ti ricediamo la linea, poi dopo vediamo Bergamin in possesso della pallina con Mastropasqua che dialoga bene con Gonzalez. Gonzalez supera Diego Casari, ancora Gonzalez, missile dalla distanza. Non è un caso che sia il quarto miglior marcatore del girone A, Marzia Gonzalez. Sì, Gonzalez è stato richiamato quest'estate dal Novara, quando c'è stato il cambio di presidenza, che ora il nuovo presidente Roberto Scacchetti aveva... Tanto il gol di Alessio Caroli! Nel frattempo gol del Correggio Hockey. Anzi, l'impressione è che sia stato il tiro di Alessio Caroli, però probabilmente c'è stata la deviazione di Edoardo Righi. Deve essere di Righi il gol. Vediamo se la regia riesce a mandarci il replay, così possiamo confermare. Questa è la... questa era l'azione precedente. Esatto, però dopo lo vedremo nel corso degli highlights. Vediamo quindi chi avrà effettuato il gol. Comunque a 6 minuti e 13 secondi di gioco, Correggio che è in vantaggio. È sempre una bella disputa, cara Marzia, quando c'è da stabilire chi tra due giocatori della stessa squadra deve aver fatto gol. Del Correggio Hockey. Adesso vediamo in attacco nuovamente Gonzalez, che dicevamo è un giocatore che è tornato al Novara quest'anno e aveva giocato però a 19 anni, quindi giovanissimo, nel Novara di A1. E perciò è stato subito richiamato quest'anno quando si è cambiata la presidenza e si è formata la nuova squadra per giocare questo campionato di Serie A2. Quindi è senz'altro la punta di diamante della formazione avversaria. Gonzalez è davvero uno slalom fantastico in mezzo ai due difensori della Minimotor. Nulla ha potuto Nicolò Salines. È durato poco meno di un minuto il gol del vantaggio della Minimotor Correggio e quindi il punteggio torna in parità a 7 minuti e 4 secondi di gioco. Il parziale torna sull'1-1 con il decimo gol di Gonzalez in questo campionato. Attenzione a Diego Casari, pallina forse che supera il metro e mezzo di altezza, quindi di conseguenza sarà restituita all'Azzurra Novara in, credo, se non sono sbagliati i miei calcoli, 51 secondi. Due gol per quanto riguarda questa partita e una gara che rispecchia esattamente l'inizio. Due squadre, mi permetto di dire, Marzia, allungate, e allo stesso tempo sono due squadre che hanno creato diverse occasioni. Attenzione all'intervento di Ferrari, che prova a servire in mezzo Gonzalez, la parata da parte di Nicolò Salines. Subito non ci siamo accorti di come si sia strutturata l'azione per la velocità da parte di questo contropiede dell'Azzurra Novara. Secondo fallo di squadra fischiato contro la Minimotor Correggio e timeout chiamato da Jorge Toto Bastias e Pablo Jara. Credo, Marzia, fondamentale. Intanto vediamo proprio la telecamera del nostro Federico Pedroni che sta inquadrando proprio il timeout. Marzia, fino a questo momento, da un lato Minimotor brava a trovare il gol del vantaggio, anche se Novara finora ha dimostrato di fare qualcosa in più. Sì, assolutamente. E dobbiamo dire che il gol di Gonzalez è stato veramente molto bello e probabilmente difficilmente parabile da parte del portiere, che infatti il nostro Salines non è riuscito a fermarlo. E, adesso vedremo dopo il time out se le azioni del Correggio Hockey possono essere di nuovo incisive, però non abbiamo in realtà nulla da recriminare, perché insomma un gol è un gol, entrambe le squadre hanno dimostrato di saper arrivare davanti alla porta con successo in pochi minuti di gioco. Tu sai fare benissimo il conteggio, però insomma circa 8 minuti di gioco abbiamo già due gol e pochi falli di squadra. Vediamo, intanto avete visto qualche immagine relativa a questo primo tempo. Tra pochi istanti si tornerà in pista e ricomincerà la prima frazione, 17 minuti 4 secondi di gioco. Ricordiamo il punteggio fermo sull'1-1.
A sbloccare il punteggio è stata la Minimotor con il gol segnato da Edoardo Righi. Pareggio dopo 51 secondi. Attenzione, Orfei, il palo! Il palo di Stefano Orfei. Altra ghiotta occasione. Minimotor che sta comunque guadagnando coraggio. Malgrado il gol subito nelle ultime fasi di partita. Casari all'indietro per Orfei. Ancora Orfei. All'angolo della pista riesce a superare bene Mastro Pasqua. Ancora Caroli. Il passaggio per Righi è impreciso, peccato perché Righi aveva veramente una fetta di pista molto libera. Occasione ancora per Nicolò Salines che para molto bene la conclusione di Gonzalez. Occasione per Gonzalez, parata di Nicolò Salines. Mettiamo le giuste parole nella giusta frase e poi nel giusto anche corretto ordine. Attenzione ancora a Gonzalez dietro la porta. Edoardo Righi lo osserva, taglio indietro per Mastro Pasqua, ancora Gonzalez e ovunque in questa pista il tiro di Ferrari, il gol, assist perfetto di Gonzalez e guardate Ferrari, difficilissimo da prendere, Oscar Ferrari, gol per l'Azzurro Novara e a quota 9 minuti e 2 secondi di partita il gol del 2-1 dell'Azzurro Novara. Marzia. Gol di Ferrari che è il suo ottavo se non erro in campionato ed è il secondo miglior marcatore del Novara, quindi altro giocatore da tenere particolarmente d'occhio. Attenzione ancora a Gonzalez davanti alla porta, qualche recriminazione da parte di Ferrari, ancora Casari, dialoga con Orfei per un non nulla, non riesce bene la deviazione all'esperto giocatore della Minimotor. Mastro Pasqua all'indietro per Gonzalez, una partita che non conosce respiro, almeno in questi primi 10 minuti del primo tempo, 3 gol segnati e 3 pali colpiti. Stesso medesimo punteggio anche nei legni colpiti, Bergamin dalla distanza. Pallina che non impensierisce l'estremo difensore correggese Nicolò Salines, ancora Casari alto sopra la porta. Niente da fare per la Minimotor che però guadagna dall'angolo la possibilità di disputare gli ultimi 39 secondi della propria azione. Ancora Casari, la stecca di Gilli. Respinge Gonzalez contro Caroli, non gli concede spazio, ora doppio Gonzalez, rischia qualcosa, la perde ancora Righi in velocità. Casari, serpentina, gol! Diego Casari, 10 minuti 29 secondi, Diego Casari, 2-2, questa partita è infinita e ce ne stiamo già accorgendo. Quarto gol all'undicesimo minuto di gara. Quarto gol di Casari in campionato, bellissimo gol e riporta il Correggio in parità. Casari che fa 2 gol nel corso del weekend, uno nella partita di ieri, nella partita giocata dalla BDL Correggio e persa per 7-5 contro la Team Service Carmonza. Casari aveva segnato il gol del momentaneo 2-1 nel corso del primo tempo. E attenzione ancora alla parata di Salines su Mastro Pasqua. Si ripete quest'oggi. Diego Casari con il gol numero 4 della sua stagione. Attenzione che sfiora il quinto. Diego Casari ancora. Gonzalez, parata di Salines. È un continuo avanti e indietro verso le due porte, portieri costretti agli straordinari, Marzia. Salines ha appena dichiarato che è presente e pronto a parare in questa partita. È stata una bella parata quella dell'ultima azione. Senz'altro non si stanno annoiando nessuno dei due portieri in quest'oggi. Secondo me non si stanno annoiando nemmeno a casa. Il tiro di Mastro Pasqua, la parata da parte, anzi la pallina che termina all'esterno della porta difesa da Salines, primo cambio in casa Minimotor, è uscito Stefano Orfei ed è entrato Matteo Mangano, sono gli stessi 5 che hanno iniziato la gara ancora per il Novara. Righi
Righi in mezzo per Casari. Gilli con il guanto sporca la traiettoria, innesca Bergamini in mezzo per la parata di Salines su Ferrari, la girata di Ferrari non riesce, può ripartire in velocità Caroli, 1 contro 4. Saggio fermarsi, saggio ripartire, saggia anche la parata di Niccolò Salines. Eccellente, direi, l'azione è stata velocissima ma lui è riuscito a intercettare la palla, complimenti. Casari, linea di centropista, metà esatta del primo tempo. Righi disturbato da Mastropasqua, buona azione in fase difensiva dell'Azzurra Novara che effettua il primo cambio con l'uscita di Ferrari e l'ingresso di Mele. Mangano, Mangano ancora, prova a spostare a spasso un difensore, Mangano, conclusione parata da parte del portiere Bergamin, in mezzo Salines, la sporca, attenzione che parata ha fatto, che parata ha fatto, questa era difficile davvero. Rivediamo il replay, Marzia. Bella parata, questa non era facile. Bravo, sì. Niccolò Salines, davvero. 11 sì. minuti 55 secondi, 2-2. E ci stiamo divertendo anche noi, Marta. Noi possiamo ci stiamo dirlo. È già passato metà del primo tempo e non ce ne siamo nemmeno accorti, perché in pista davvero ci stanno regalando emozioni questi giocatori. Corra Jockey che mi sembra aver trovato un buon ritmo e una buona intesa fra i vari giocatori. Abbiamo, a parte i due gol, li abbiamo visti giocare bene sia in attacco che in difesa finora, sei d'accordo Francesco? Assolutamente sì, ma attenzione a Mele, Bergamin non riesce a colpire bene, pallina ancora in possesso di un Azzurra Novara alla ricerca del gol del 3-2. Novara che era partita fortissimo, poi è stata la partita, permettetemi di dire, finora degli opposti, perché quando il nel miglior momento del Novara ha trovato il vantaggio la Minimotor che ha cominciato a mettere la testa fuori dal guscio, attenzione ad Alessio Caroli in area, perde il tempo giusto, aveva forse due occasioni buone per concludere il giocatore in casacca bianco-rosso-blu. Ancora Casari, attenzione, dribbla Edoardo Righi, Casari per Caroli. Mancano 20 secondi, gira bene la pallina della Minimotor, questo è sicuramente un bel dato di fatto, una Minimotor, Marzia, che poi analizzeremo sicuramente in crescita. Il tolse schiaccia gol di Diego Casari e doppietta personale per Diego Casari. Questo giocatore stupisce ogni secondo che mette piede in pista, guardate un po'. Se prima abbiamo fatto i complimenti al gol di Gonzales, anche questo gol di Casari è stato davvero, davvero spettacolare. È un giocatore che noi sappiamo avere ottime qualità, finora ha fatto fatica a dimostrarle, ma direi che negli ultimi tempi li sta dimostrando tutti i suoi numeri, come tu dicevi, ieri in Serie 1 e oggi in questa partita con la Minimotor Correggio. Diego Casari oggi ha superato, diciamo sta staccando il Diego Casari di A1, perché c'era una sfida, permettetemi questo gioco di parole, fra il Diego Casari di A1 che ieri ha timbrato il terzo gol, raggiungendo il Diego Casari di A2 che era quota 3, adesso sono due i gol di distacco, perché ora con questa doppietta raggiunge quota 5 reti realizzate ed è il miglior marcatore della formazione correggese alla pari di Edoardo Righi che ha trovato il gol che ha aperto le marcature. Sfida anche, diciamo, nella sfida anche duello in casa tra i due migliori marcatori che ricordiamo anche Marzia fanno parte della squadra della Serie A1, sono la parte importante anche del progetto che vuole testimoniare la Minimotor Correggio, un progetto dedicato alla crescita proprio di questi ragazzi, e Diego Casari ed Edoardo Righi insieme a Niccolò Salines e Alessio Caroli e anche, mi permetto di aggiungere, Francesca Maniero, fanno parte di questo progetto di crescita dei giovani. Anche attenzione la girata da parte di Caroli che termina sulla traversa, 2-2 anche i pali, perché 5 gol, 4 pali, nel dubbio non ci stiamo facendo mancare veramente nulla, fanno parte questi 5 ragazzi del progetto di crescita della Minimotor. Righi, parata di
Gilli, adesso parla tu Marzia, perché sennò qua non riusciamo a parlare nessuno dei due. Grande capacità di Cora Giochi di arrivare davanti alla porta. Oggi direi che questa Mini Motor sta dando il meglio di sé in questa giornata. Non l'avevamo vista arrivare così facilmente davanti alla porta nelle partite precedenti. Lo dicevi bene tu, si tratta di giocatori giovani che questa società vuol far crescere, e li vuol far crescere facendoli giocare in A2 come titolari e poi dando un contributo importante anche alla Serie A1. Time out intanto per il Novara. Tu accennavi giustamente a Francesca Maniero, giocatrice della nazionale femminile di hockey su pista, ha la possibilità di allenarsi e di giocare con la Serie 2 e è una giocatrice che in questo modo può crescere ulteriormente per diventare una degli elementi essenziali della nostra nazionale italiana. Ho deciso che il primo gol andremo a chiederlo ai diretti interessati, perché anche il replay è l'unica, anche il replay non ci ha chiarito i dubbi. Diciamo che al tavolo l'hanno assegnato effettivamente Edoardo Righi, anche se in effetti se la deviazione c'è stata abbiamo fatto fatica a vederla. Diciamo che l'esultanza di Righi può probabilmente confermare questa assegnazione, diciamo. Diego Casale, bellissimo. Guardate che bello il gol. Questo gol è veramente schiaccia. Bello. Perché è stata veramente, attenzione, qua invece l'ultima occasione, la traversa di Caroli. Sì, parta dal portiere, ma in ogni caso Caroli ha fatto anche lui una bella azione, peccato. 8 minuti 20 secondi al termine della prima frazione di gara, 3-2 il risultato parziale qui dal Palla Dorando Pietri di Correggio, nona giornata del campionato di Serie A2. Le reti, lo ricordiamo, noi diciamo ci affidiamo al tavolo. A 6 minuti e 13 di partita il gol che ha sbloccato la contesa di Edoardo Righi, il pareggio di Gonzalez a 7-0-4. Dopo poco meno di 2 minuti Ferrari ha portato in vantaggio l'azzurro Novara, vantaggio che è durato esattamente 1 minuto e 27 secondi, quindi poco meno di 90 secondi. La doppietta di Diego Casari, che sta finora decidendo e ha portato in vantaggio la Mini Motor, riportato in vantaggio dato che la formazione allenata da Jorge Toto Bastias ha aperto le marcature a quota 6 minuti e 13 di partita. Righi contro Mele, alla meglio il giocatore del Novara, Bergamin in mezzo, pallina pericolosissima per Ferrari, è rientrato in pista Gonzalez, taglio in mezzo proprio per Ferrari, intervento difensivo di Diego Casari, ancora Casari, a terra Righi in mezzo, serpentina di Casari, che azione ancora di questo Diego Casari in grande spolvero oggi, bella serpentina, sicuramente il gol in A1 può aver dato una mano a crescere anche per dargli ulteriore morale. E lo sta dimostrando tutto nella giornata di oggi. Passaggio in mezzo all'area non concretizzato dall'azzurro Novara. Mere Bergamin sulla linea di centropista. Edoardo Righi non gli concede spazio, nemmeno Matteo Mangano a Gonzalez, anche se Gonzalez è una furia ed è difficilissimo da marcare. Pende la traversa. Mele sembrava aver perso il momento giusto per tirare. Riccardo Mele. E invece si è girato e colpisce la traversa. Quinto palo, terzo per il Novara. Poi un giorno mi direte cosa manca ancora questa partita per completarla, perché finora abbiamo visto quasi tutto. Ancora Marco Pozzi, capitano della Mini Motor, entrato in pista dopo l'ultimo time out. Attenzione a Matteo Mangano, disturbato. Salines esce, innesca però Mele, il contropiede, il gol! E il gol dell'azzurra Novara. Gol dell'azzurra Novara. La rete segnata da Gonzalez. Doppietta per lui. 18 minuti 26 secondi. Torna in parità il punteggio. Ancora Gonzalez. Sfida dove Gonzalez e Casari stanno veramente incidendo tantissimo, Marzia.
Sì, e siamo a 6 minuti dalla fine, punteggio di parità, ma anche pochissimi falli di squadra, finora ne sono stati assegnati anche in questo caso due per ciascuna delle due formazioni. Quindi vediamo ancora lontano l'esecuzione di un tiro diretto, vediamo lontano il raggiungimento del decimo fallo, quantomeno nel primo tempo. Attenzione ancora a Ferrari attaccato, ecco, da Righi, terzo fallo di squadra. Terzo fallo di squadra per il correggio hockey. Era abbastanza pronosticabile, ma pensare che non potesse rimanere, diciamo, così tanto, ecco, per sui 2-2, perché proprio fino a questo momento una partita che era stata veramente molto molto scorrevole. Attenzione poi a Marco Pozzi che prova a marcare Bergamin però gli va via. Attenzione in fase difensiva, in un qualche modo la Mini Motor riesce ad allontanare la pallina. Righi contro Gonzalez, conclusione respinta dal bastone di Marco Pozzi e Matteo Mangano la riconquista. Attenzione a Matteo Mangano che improvvisa un duello, non è una buona tattica per contro Gonzalez. La riconquista l'azzurra Novara, è durato 2 secondi il possesso della Mini Motor. Gonzalez contro Mangano, si fa perdonare Matteo Mangano disturbando in fase difensiva il miglior marcatore novarese. Tiro ancora di Casari, parata di Gilli, ancora Bergamini in mezzo per Ferrari. Partita dove stiamo veramente facendo fatica perché sta andando a una velocità supersonica. Il dato, il Novara sta andando veramente forte, soprattutto questo Gonzalez che è veramente un giocatore da tenere marcato stretto. Il dato positivo per il correggio hockey è che vediamo che stanno eseguendo degli schemi provati e riprovati nelle ultime settimane di allenamento e vedo i giocatori farlo con una certa naturalezza, il segno che stanno cominciando a digerire l'impostazione di questa Serie 2 data da Toto Bastias col supporto di Pablo Jara, quindi la squadra si sta muovendo direi meglio, sempre meglio in pista. Ancora Righi, attenzione, il tocco mi sembra di pattino da parte di Mele, lo mima proprio il direttore. Guarda, abbiamo di gara, sì. Tocco di pattino da parte di Mele sul tentativo di passaggio di Diego Casari. Fa l'eseguito in area e quindi abbiamo il rigore che sarà tirato da Diego Casari. Tiro di rigore di Diego Casari contro Rubens Gilli, tutto pronto per il tiro di Casari, il gol, e sono 3 per Diego Casari, tiro di rigore ed è gol. Il portiere che si è mosso clamorosamente prima, ma giustamente l'arbitro ha lasciato eseguire il tiro al giocatore e Casari è andato in gol. Ottimo, sì, risultato. Esatto, nel caso Marzia sarebbe stato ripetuto, certo, nel caso Diego Casari non, certo, avesse segnato. Certo, assolutamente sì. E sesto gol per Diego Casari, terzo in questa partita, supera Edoardo Righi nella classifica marcatore del correggio hockey perché Edoardo è fermo a 5 per il momento, momentaneamente. Anche qua c'è stata un'azione, fallo di squadra per il correggio hockey. Se per caso la regia riuscisse a mandarci il replay, e nel frattempo time out chiamato dalla Mini Motor Correggio. Per un attimo ho pensato che Lucifero potesse anche pensare a qualcosa, magari mettere anche un cartellino blu in questa, e segnare il cartellino blu ad Alessio Caroli, sarebbe stato eccessivo, però. Sì, no, diciamo che era, non ho visto benissimo l'azione, era al limite dell'area di rigore, quindi poteva fare molto male una valutazione differente da parte dell'arbitro in questo caso. Comunque, così ha deciso. Eccolo qui. Time out. Eccolo qui intanto il tiro di rigore di Diego Casari. Marzia, ricordiamo anche qual è il programma della nona giornata, perché ieri si sono giocate Tiene Modena, è definita 5-3 in favore del Tiene. Roller Bassano Trissino ha visto la vittoria del Trissino in casa del Roller Bassano, ma ci sono altre 3 partite. Una è Correggio Novara e sappiamo benissimo che il punteggio è di 4-3. Quali sono le altre 2, Marzia? L'altra è Montecchio Precalcino contro Breganze, che al momento è in parità
e Montebello 1-0 per Montebello, ok, Bassano 54, che al momento va in vantaggio Montebello per 1-0. Poco fa il Breganze aveva iniziato la partita con un vantaggio di 2-0 e questo avrebbe determinato il sorpasso del Breganze sul Trissi nel Montecchio, primo in classifica. Adesso questo pareggio scompiglia, pareggio momentaneo, scompiglia nuovamente i risultati. Gara da cerchiare insieme a Minimotor Novara per i tifosi della di Fede Minimotor Correggio, anche la sfida proprio tra la squadra di casa, tra la squadra tra il Montebello e il Bassano. Attenzione a Marco Pozzi per Diego Casari, che forse commette il primo errore della sua partita non colpendo benissimo questa pallina. Perdonato il giocatore, soprattutto perché si fa perdonare riconquistando il possesso della sfera. Ancora Caroli con Pozzi, gioco di sponda da parte di Pozzi, che però non trova Alessio Caroli. Ferrari il tiro alto sopra, di molto sopra la balaustra della pista del Paladorando Pietri. 3 minuti 33 secondi al termine del primo tempo. Minimotor 4, Azzurra Novara 3, primo tempo non scoppiettante di più, perché veramente è successo di tutto e di più. Attenzione ancora a Bergamin, Bergamin il tiro, Nicolo Salines fa buona guardia, anche se non arriva la conclusione dalla sua parte. C'è la pallina riconquistata, pallina che esce dalla pista del Paladorando Pietri. Edoardo Righi ed Alessio Caroli sono pronti a dare il via al match. 3 minuti e 16 secondi. Casari per Righi, ancora Casari di sponda per Caroli. 26 secondi al termine, lungolinea per Righi, attaccato da Mele. Righi riesce ad arrivare nei pressi della porta di Gilli, a passaggio il tap-in per Casari, che però non riesce a centrare lo specchio. Altra buona occasione, Marzia. Sì, questi due giocatori, Casari e Righi, stanno veramente dimostrando di saper giocare un'ottima partita, tant'è che infatti sono entrati titolari e non sono ancora stati sostituiti. Abbiamo visto appunto l'ultimo assist di Righi per Casari, a dimostrazione di questo buon gioco che stanno facendo. Palo, palo di Casari, palo, richiamano un gol. C'è il gol anche qua. Chi l'avrà segnato? Casari. Diego Casari, Edoardo Righi, però qua intanto io lo darei comunque a Diego Casari. Casari, per Casari. Grande motivo. Ah no, potrebbe anche essere stato di Righi. Adesso vediamo com'è andata, poi dopo noi nel dubbio lo segniamo a Diego Casari, perché è stato ottimo anche l'intervento. Vediamo poi quale sarà la decisione del tavolo, se segnare o meno il gol a Diego Casari. Sarebbe il quarto in questa partita, quindi... Confermo il gol assegnato a Casari. Che recupero ha fatto Diego Casari proprio in questa occasione. Ancora Casari, alza e schiaccia. Sta andando in onda il Diego Casari Show, perché 4 reti, poker di realizzazioni. Veramente una giornata, un primo tempo. Non è ancora finita, anzi, siamo ben lontani dalla conclusione della partita, ma sicuramente un primo tempo dove... Il giocatore con la casacca numero 5 della Minimotor sta facendo il bello e il cattivo tempo. Fallo di squadra numero 5, Marzi, attenzione, perché questo può essere un dato. È un dato, il Correggio Hockey si è mosso, sesto fallo di squadra per il Correggio Hockey, mentre invece il Novara rimane ancora fermo 2. Non è un punteggio preoccupante, ma dovranno saper gestire i falli nel corso del secondo tempo. Casari, posso permettermi di dire, in grande spolvero stasera. Attenzione ancora Marco Pozzi, Casari, pallina persa, poi riconquistata da Righi. Buono anche l'atteggiamento in fase di pressing da parte di Edoardo Righi. Gonzalez però la soffia a Pozzi, attenzione, 3 contro 1 del Novara. Gonzalez, pallina che termina di un soffio a lato. La pallina ha fatto un giro infinito e poi è terminata fuori dalla porta di Nicolò Salines. C'è il fischio da parte dell'arbitro Nucifero.
che non raccoglie i favori degli sportivi presenti qui al Palasport di Fede Novarese, nemmeno della panchina dell'Azzurra Novara, con il tecnico Mario Ferrari in panchina. Ancora Righi, Balaustra a servire Casari, 51 secondi al termine del primo tempo. Pozzi, si scontra con Bergamin. Pozzi, per l'arbitro è tutto regolare. Parata di Salines sul tentativo di tap-in da parte di Gonzalez. Ancora Mele, Bergamin contro Pozzi, lo supera, gol! Il gol dell'Azzurra Novara, gol di Bergamin, 5-4, Davide Bergamin. L'impressione è che questa partita sia appena iniziata e non sembra veramente difficile ipotizzarne una fine. 5-4 e leggete bene, siamo ancora a 20 secondi dalla fine del primo tempo. C'è ancora tutto un secondo tempo da vedere e il rischio è che ce ne siano altre di queste occasioni, ed è veramente una partita spettacolare dove Correggio sta riuscendo a reggere l'urto. Finisce qui il primo tempo con la Mini Motor Correggio in vantaggio per 5-4 contro l'Azzurra Novara al termine dei primi 25 minuti. Marzia, cosa ne pensi di questo primo tempo? Due belle squadre. Una bella partita, una partita senz'altro divertente, non noiosa per chi la sta guardando da casa, e due belle squadre. E devo dire che il Correggio Hockey questa sera ci sta convincendo particolarmente. Grande prestazione di Salines in porta, perché insomma, al di là dei gol dei gol che sono stati marcati nella sua porta, ha fatto una serie di parate notevoli, e ottime prestazioni direi di Righi e Casari, perché Righi anche pochi secondi prima della fine della partita ha salvato una pallina che poteva essere pericolosa davanti alla porta, e quindi insomma direi che i punteggi più alti vanno a questi tre giocatori per il primo tempo. Siamo assolutamente d'accordo con la nostra Marzia Cattini, la regia di Tommaso Castiglioni ci propone i replay di questo primo tempo, delle tantissime infinite azioni di questo primo tempo. Noi prendiamo una pausa, fidatevi, ne abbiamo veramente bisogno, e prendi 9 minuti al termine della pausa, tra circa 7-8 minuti saremo ancora qui per raccontarvi il secondo tempo di Mini Motor Correggio Azzurra Novara. Il parziale al termine dei primi 25 minuti recita 5-4 in favore dei reggiani. Ok, Tommy. No. Ah, ok. Tommy. No, sono a posto. Bravo, noi abbiamo un problema che non so se tu riesci a risolvere. Non ci sentiamo l'un l'altro nelle cuffie. Però abbiamo fatto il primo tempo, quindi possiamo continuare a fare così. Credo che sia la tua serietà di dire niente. Sai come si risolve? Io ho spiegato proprio il minimo. No, ma infatti. Io ti ho chiesto se avevi
sentiamo ora? No. No, Tommy sta scendendo adesso, gli ho detto che devi sbrigarti. Ha detto che comunque lui ci sente benissimo, questo problema delle cuffie, grande, Tommy. Ottimo. Riesci a mettere a po'? Siamo già in onda? Dimmi tu. Ultimo minuto di attesa prima del secondo tempo tra Minimotor Correggio e Azzurra Novara. Il parziale, lo ricordiamo, è di 5-4 in favore della squadra di casa. Formazione emiliana che ha trovato 5 gol con Righi e 4 gol da parte di Diego Casari. Un Novara, cara Marzia Cattini, bentornata insieme a noi sicuramente, che però non sto sfigurando, e la partita è più che mai equilibrata. Equilibrata e anche direi aperta, perché un solo gol di differenza tra le due squadre non significa praticamente nulla. È senz'altro positivo che la Minimotor abbia chiuso in vantaggio, ma appunto non può permettersi di abbassare la guardia. Notiamo che nel quintetto di partenza del secondo tempo c'è Francesca Maniero, quindi questo cambio, vediamo in pista la nostra, diciamo, la mia giocatrice favorita. E possiamo ricordare i risultati nelle altre piste, perché nell'intervallo, allora, il Montecchio Precalcino contro il Bregranze chiude 4-3, il Montebello contro l'Hockey Bassano 54 2-0, e sta giocando anche l'Hockey Bassano 54 D1 contro Forte dei Marmi. In questo momento sono fermi a 2-1, quindi l'Hockey Bassano è in vantaggio. Vediamo intanto i quintetti diversi rispetto a quelli che hanno iniziato, diciamo, il primo tempo. Attenzione in questo caso a Ferrari, Bergamin, Mele e Mastropasqua insieme a Gilli sono i 5 giocatori dell'Azzurra Novara. Dato attenzione a Mele, che prova la conclusione e non trova Nicolò Salines, Caroli, Righi, Casari, Salines e Francesca Maniero. Li abbiamo elencati come i 5 giocatori sui quali punta il Correggio Hockey per far crescere, da far crescere nel corso di questa stagione. Ed eccola qui, la proprio serviti proprio all'inizio come quintetto di partenza in questo secondo tempo. Qualche confronto fra Ferrari e l'arbitro Massimo Nucifero. Marco Giambetti invece al tavolo. Da qui non abbiamo capito bene, cosa sia successo. 45 secondi al termine dell'azione per quanto riguarda l'Azzurra Novara. Dicevamo, Marzia, importanti risultati anche dalle altre piste in chiave salvezza. È segnatissimo il risultato, è cerchiato proprio sul calendario il match anche fra Montebello e Hockey Bassano. Ricordiamo che con questa formula, con il girone A a 11 squadre, le ultime due retrocedono, invece nel girone B, essendo 9 squadre, non ci sono retrocessioni. Sì, in questo momento è in vantaggio, lo dicevamo un attimo fa, il Montebello. Al momento in classifica entrambe le squadre sono a 2 punti e sono le ultime in classifica, sono al 10° e l'11° posto. Se si confermasse questo risultato finale, avremmo appunto 3 punti in più per il Montebello, che potrebbe, dipende dal risultato del Correggio Hockey, assolutamente, il fatto che si allontani o meno dalla zona retrocessione. Quindi c'è questa sfida aperta, come ricordavi giustamente tu, in chiave salvezza, queste due partite in contemporanea che, insomma, ci faranno stare in suspense fino alla fine dei rispettivi 25 minuti del secondo tempo. E si preannuncia anche un finale di girone d'andata molto interessante anche da questo punto di vista, in ottica legata alla lotta per la salvezza, proprio perché ci sarà la sfida fra Hockey Bassano e Minimotor Correggio, e l'ultimo match qui al Pala Dorando Pietri, valido per il girone d'andata, sarà proprio quello contro la Symbol Modena, un'altra formazione accreditata, diciamo, per cercare, lottare dall'inizio del campionato per mantenere il suo posto in Serie 2. Attenzione alla conclusione da parte di Ferrari, alta, partita iniziata sui binari dell'equilibrio, anche se ovviamente la formazione piemontese si proietta alla ricerca del gol del pari, ma Edoardo Righi riesce a liberarsi bene. Attenzione alla possibile azione in contropiede
Caroli e Francesca Maniero riescono bene a intercettare e stoppare una possibile azione di contropiede. Caroli stappa male, attenzione a Mele che arriva dalle parti e la pallina è chiaramente persa da parte della Minimotor Correggio, anche perché erano trascorsi già gli 11 secondi. Mancavano 34 secondi, ma al termine dell'azione, ma Caroli, la formazione della Minimotor era rimasta a 5 secondi nella propria metà pista. Attenzione ancora a Mastropasqua, pallina in mezzo, ha chiuso il varco sul secondo palo Nicolò Salinas. Mele per Ferrari, ancora Mele, Mastropasqua, i gradi di capitano dell'Azzurra Novara. Attenzione a Mastropasqua che non concretizza il passaggio di Ferrari, la parata di Salinas su Mele, la parata di Salinas su Mele. Attenzione a Casari, tiro deviato. E quello che sta è una partita sicuramente apertissima, molto molto avvincente, Marzia, lo stiamo vedendo anche da queste fasi. Attenzione a Diego Casari, sfrutta la balaustra Francesca Maniero, ottimo il suo pattino, lo abbiamo visto anche proprio i suoi movimenti, una giocatrice che ha un'ottima visione di gioco e che è molto importante anche a livello di garra, permettetemi questo termine sudamericano per indicare anche la, soprattutto l'esperienza e soprattutto la capacità di dare molto dal punto di vista del morale alla squadra di casa e soprattutto dare una certa dose di grinta, cosa che di certo non manca alla giocatrice della nazionale azzurra. Attenzione ancora a Bergamin, Mastropasqua, ancora alla linea di centropista il Novara con il tiro deviato. Ancora Francesca Maniero in fase difensiva. Casari, Righi a spazio, conclusione respinta da Mastropasqua. Mele in velocità, 2 contro 4, appoggia all'indietro per Ferrari. Mastropasqua ancora per Bergamin. Bergamin contro Francesca Maniero, non si tira indietro la giocatrice azzurra che chiude il varco. Ancora il tiro di Mastropasqua, ancora Nicolò Salinas. 4 gol Marzia, ma stiamo parlando comunque di un giocatore, Nicolò Salinas, giocatore subito, gol subiti da parte di Nicolò Salinas, che è stato finora determinante, lo è anche in questo momento, con la bella parata su Bergamin. Sì, Salinas sta giocando una buona partita, lo dicevamo anche in conclusione del primo tempo. Entrambe le squadre sono molto proiettate in attacco, quindi naturalmente hanno lasciato un po' più di varchi in fase di difesa, ed è il motivo per cui siamo arrivati a un numero di gol che tutto sommato è abbastanza elevato, perché 9 gol nel corso del primo tempo non sono pochissimi. Nel frattempo abbiamo visto il tentativo di tiro in porta da parte di Casali, parato dal portiere del Novara, e l'arbitro segna il 7° fallo di squadra al il 5° fallo di squadra al il 4° fallo di squadra al Correggioche. 3 numero perfetto, ma se non ti preoccupare, perfetto. E quindi attenzione, vediamo anche quello che sta succedendo in pista. Abbiamo parlato in precedenza, Marzia, anche proprio dell'ottima progressione di Diego Casari, proprio un ottimo intervento quello del giocatore della Minimotor, un buon ingresso per vie centrali. Penso che per vie centrali, vediamo anche la conclusione della distanza, richiesto un intervento di pattino da parte dei giocatori della Minimotor, da parte di Mastropasqua, il tiro di Mastropasqua deviato. Per vie centrali il Correggio sta facendo abbastanza male, lo vediamo anche su vie laterali, ma su vie centrali in più di un'occasione abbiamo visto che forse Novara qualche spazio lo concede. Ancora vediamo Alessio Caroli in progressione, Francesca Maniero, passaggio per Caroli deviato, attenzione, pallina che sembrava fatto esultare qualche giocatore, qualche tifoso qui presente, la parata di Salinas, attenzione, tutto in velocità,
Non si riesce, ma facciamo fatica a starci dietro. Attenzione, Marzia, perché anche in quello è stata un'ottima occasione. Sì. Bello il passaggio di Francesca Maniero per Alessio Caroli. È mancato poco, ma c'è un altro dato. 8 falli di squadra, 4. Minimotor Correggio che dovrà pensare che probabilmente verrà assegnato, arriverà a quota 10 e ci sarà quindi il tiro diretto contro la formazione correggese per il decimo fallo di squadra raggiunto. Sì, sarebbe opportuno arrivare al decimo fallo con magari due gol di distacco. Vediamo l'impressione che abbiamo in questo momento è che le squadre o fatichino ad organizzarsi in pista o stiano affrontando una fase di stanchezza, perché appunto la pallina vagante del passaggio della Maniero su Caroli di prima, anche il tiro in porta del Novara parato da Salines, però non particolarmente intenso. Insomma, il gioco non ci sembra molto, molto organizzato e molto fluido per nessuna delle due squadre in questo momento. Vediamo se riusciranno a ritrovare quel bel equilibrio che entrambe le squadre hanno avuto nel primo tempo. Casari per Righi, 7 minuti e mezzo di partita, 5-4. Attenzione al nono fallo di squadra fischiato contro la Minimotor. Qualche mugugno per questa decisione. E vediamo proprio la telecamera del nostro Federico Pedroni che indugia proprio sul time out della chiamata dalla formazione di casa. 5-4, 9-5 falli di squadra. Vediamo qua proprio la progressione di Casari. Peccato, perché questa poteva essere veramente un'ottima occasione, Marzia. Sì, è un peccato. Vediamo adesso che nell'intervallo Pablo Jara sta dando indicazioni ai giocatori su come muoversi, oserei dire, in fase di attacco. Sta cercando di riportare la concentrazione ai giocatori del Correggio Hockey, perché pare che in questo momento non siano particolarmente concentrati e organizzati. A volte gli intervalli servono anche proprio a ridare ritmo ad entrambe le squadre. Vediamo ora la ripresa come si comporteranno. Due squadre che dopo un inizio scoppiettante hanno in poco più di 17 minuti, hanno 18 minuti per la precisione nel corso del primo tempo, 9 gol segnati, uno ogni 2 minuti, dice la media. E poi dopo, nel corso di questi primi 7 minuti e mezzo di partita, non sono stati segnati gol. Infatti il punteggio è bloccato sul parziale con il quale si è arrivati al 25esimo di gioco. Vediamo Gonzalez rientrato in pista per Mastropasqua. Attenzione ancora alla conclusione di Garzano, che però non c'entra lo specchio della porta. Vediamo Francesca Maniero, Righi, Caroli, Casari e Salines per il quintetto per il Correggio Hockey. Oscar Ferrari, Gonzalez, Mastropasqua, Garzano e Gilli sono invece i 5 che difendono i colori dell'azzurra Novara. Caroli, bravo a superare un avversario, serpentina di Casari, tentativo di ingresso in area che però non va a buon fine. Ancora Casari, lungo linea per Francesca Maniero contro Mastropasqua. Vince il duello il giocatore dell'azzurra Novara, Gonzalez contro Salines. Chiude il varco Nicolò Salines contro Gonzalez. Attenzione, perché il pericolo numero 1 dell'azzurra Novara resta il giocatore che, come dicevamo, prima di questa partita aveva segnato 9 gol. 9 più 2 fa 11, ma se la doppia cifra non è mai un dato banale. Assolutamente, no, è un giocatore veramente incisivo davanti alla porta. Io ho trattenuto il respiro, perché quando si è trovato sostanzialmente a porta libera davanti a Salines un attimo fa, ho temuto il peggio per la Minimotor, mentre invece Salines è stato bravo a parare il tiro. Ancora Casari, Caroli per Righi. Righias con Francesca Maniero, balaustra per Caroli. Attenzione a Caroli che perde la pallina da buona posizione, innesca un possibile contropiede, chiusura difensiva ottima da parte di Francesca Maniero. Ancora Casari, attenzione
richiede l'intervento da parte degli arbitri. Francesca Maniero per Casari, per errore sotto porta di Diego Casari, altro ottimo assist, attenzione a Garzano, para Nicolò Salinas, una fase di 30 secondi dove è successo tutto il contrario di tutto. Due cose però sono capitate non ha mai sbagliato nulla. Uno è stato il portiere dell'Azzurro Novara che ha fatto due ottime parate, l'altra è Francesca Maniero che sia in fase difensiva sia in fase di riconquistare la pallina è stata perfetta. Assolutamente, aggiungerei anche Salines perché è stato chiamato in causa anche lui e mi sentirei di dire che le due squadre in questo momento hanno ritrovato quello che era il loro ritmo, la loro organizzazione e ci hanno fatto passare qualche secondo di suspense e di estrema potenza anche di gioco quindi continua a essere un bello spettacolo questa partita. Assolutamente, si va avanti ma si riparte dall'angolo dell'area, 15 minuti tondi al termine della gara valida per la nona giornata del girone A del campionato di Serie A2, Mini Motor 5, Azzurro Novara 4. Ricordiamo i gol Righi e 4 reti di Diego Casari per la Mini Motor. Diego Casari che probabilmente lo ricorderà per un po' di tempo, questo la prima frazione della gara odierna. In casa Novara invece doppietta per Gonzalez, gol di Ferrari e Bergamin. Bergamin a quota 24 minuti e 37 secondi del primo tempo, quindi a 23 secondi dalla fine della prima frazione di gara. Sporca Francesca Maniero questo buon passaggio per l'Azzurro Novara. Dicevamo Bergamin a 23 secondi dalla fine del primo tempo ha trovato il gol che finora è l'ultimo gol di questa partita. Vediamo anche in questo momento, Marzia, c'è il dilemma che è sempre un dilemma ed è una situazione che si è verificata anche nell'ultima partita contro Scandiano, in quel caso di sponda scandianese, in questo caso invece in sponda Mini Motor Correggio, cosa fare quando si ha 9 falli? Perché la cosa più incredibile della partita, proprio dell'ultimo match tra Roller Scandiano e Mini Motor, un derby bello e avvincente, diciamo di altro tenore a rispetto di gol, ma a livello di intensità, attenzione a Garzano che soffia la pallina ad Alessio Caroli, ancora Ferrari, Salines con il gambale chiude e sbarra la strada. Dopo torneremo sul discorso anche in parallelo tra questa partita e quella di 8 giorni fa a Scandiano. Gonzalez richiede il fallo, non lo dice, invece non è dello stesso avviso Nucifero. Ancora Casari, Righi, Caroli, Francesca Maniero per Caroli, attenzione a Caroli, buono l'inserimento per Righi, prova a chiamare la pallina Francesca Maniero, non si intendono però i giocatori della Mini Motor e poi Nicolò Salinas non riesce a trattenere la pallina di Vincenzo Mastropasqua e l'Azzurra Novara a quota 11 e 42 del secondo tempo trova il gol del 5 pari e quindi torna tutto in parità dopo il doppio vantaggio della Mini Motor per 5-3. Adesso il parziale torna in parità, quindi 5-5 e soprattutto, Marzia, c'è lo spettro del decimo fallo. C'è la spada di Damocle del decimo fallo, ma vediamo anche che sono aumentati nel corso del secondo tempo non soltanto i falli per la Mini Motor Correggio, ma anche quelli della Azzurra Novara, che nel frattempo è arrivata a 7. Ferrari ancora per Mastropasqua, primo gol per lui in questa partita, che si aggiunge a Bergamin, Ferrari e la doppietta di Gonzalez in casa Novara. Entrato in pista Stefano Orfei che subito si rende protagonista di questo tentativo di recupero di pallina. Attenzione a Ferrari, incredibile, scusate, non è a Ferrari ma era Mastropasqua, conclusione in diagonale. Non abbiamo visto se sia stato intervento, anzi sì, è stata parata da parte di Nicolò Salinas e deduciamo anche col casco. Infatti, vediamo qua il replay che ci fornisce la regia del nostro Tommaso Castiglioni, non era
Questa è l'ultima azione, ma deduciamo proprio per la modalità, eccolo qui. Questo invece è il gol, quello che ha segnato l'azzurra Novara. Continuano, vedete, le indicazioni da parte di Jorge Toto Bastias, che incita il suo portiere dalla mimica marzia e dimentica l'ultimo episodio, avanti e vai avanti. Questa è la traduzione che si potrebbe dare dal modo di gesticolare di Jorge Toto Bastias. Credo che la tua interpretazione possa rappresentare la verità. Molto spesso, insomma, i portieri sono da soli davanti alla porta, sono da soli in porta, e quindi tante volte è anche necessario incoraggiarli, fare in modo che non perdano la concentrazione, che non rimuginino su errori che possono aver fatto nel corso della partita, ma insomma guardare avanti, guardare sempre avanti. Questo vale per tutti i giocatori, senza dubbio vale moltissimo per i portieri. 12 minuti 21 secondi al termine della partita, 5-5 il parziale fra Minimotor Correggio e Azzurra Novara. Diego Casari appoggia per Orfei, marcato da Garzano. Caroli, Righi, ancora Caroli, ancora per Orfei. Continua la Minimotor in possesso della pallina. Casari contro Gonzalez, i due protagonisti di questa sfida a duello. Righi prova il taglio, appoggio in mezzo per Casari. Peccato, perché era una buona iniziativa in casa Minimotor. Il tiro di Alessio Caroli, pallina che termina di un nulla a lato. Attenzione ancora a la conclusione di Gonzalez, altra parata da parte di Nicolò Salines. 11 minuti 24 secondi al termine dell'incontro. Sono curiosa di vedere se anche l'Azzurra Novara riuscirà a arrivare a 10 falli, e nel frattempo io so che la sto tirando, però il Correggio che rimane ancora fermo a 9 falli, parata di Salines proprio in questo momento. Vediamo se in che modo si sbloccherà questa partita, che per il momento rimane in un risultato di parità, peraltro direi meritata comunque. Ma finora stanno esprimendo comunque entrambe un buon gioco. Ottavo fallo, dicevo, Marzia, proprio un parallelo tra questa sfida e quella tra Roller Scandiano e Minimotor, proprio perché a questo punto della partita eravamo circa in questa situazione, con la Roller Scandiano a quota 9 falli e la Minimotor a quota 6, decimo fallo. Ed è arrivata proprio a compimento il nostro ragionamento, proprio perché la tattica che dovevano scegliere le due squadre era come approcciare il decimo fallo. La Minimotor da 7 si è poi portata da commettere 12 o 13 falli, adesso non ricordo bene il dato esatto. Scandiano riuscì nell'impresa di restare senza commettere falli per almeno 10 minuti. Solo a 6 secondi dalla fine ha commesso il decimo fallo e Diego Casari non ha sposato l'occasione, però è stato due modi diversi di concepire proprio il modo di affrontare il decimo fallo. Gonzalez, tiro diretto contro Nicolò Salines, ancora Gonzalez, parata di Nicolò Salines. E questo è uno scoglio importante, perché la Minimotor supera indenne il decimo fallo. Supera indenne il decimo fallo, bellissimo l'azione che ha fatto Salines per evitare che tirasse in porta e il giocatore dell'Azzurra Novara, e soprattutto adesso, avendo passato lo scoglio del decimo fallo, passato senza essersi fatti male, hanno sostanzialmente altri 4 falli che possono permettersi di giocarsi nei 10 minuti che mancano alla fine della partita, senza incorrere in un nuovo tiro diretto. Nel frattempo gol di Gonzalez, gol dal centropista praticamente, un tiro netto, diretto, e che è finito in porta. Che occasione, che gol di Gonzalez. 14 minuti e 40 secondi. Gonzalez, tripletta per lui, e l'Azzurra Novara per la seconda volta in questa partita rimette il naso avanti. Ancora Casari, parata di Gilli. 14 minuti e 40, il gol di Diego Casari, il gol creato di Gonzalez, Casari, Gilli, la parata ancora dell'estremo difensore del Novara, e Diego Casari ha
ha proprio preso carico della propria squadra, si è presa la squadra sulle spalle e sta cercando di portare al miglior risultato i suoi compagni. Questo è il momento giusto per farlo. Novara 6, Minimotor 5. Attenzione ancora con Righi che dialoga con Casari. Righi il tiro, la parata da parte di Gilli con il bastone. Gara apertissima, Mastro Pasqua, linea di centropista contrastato da Righi e Casari. C'è la pallina che ritorna in possesso. La pallina che torna in possesso, c'è qualche scaramuccia anche fra Pablo Cara e qualche giocatore dell'Azzurra Novara. Poi vediamo invece il nono fallo per la formazione piemontese, quello che avete appena visto pochi istanti or sono, e quindi bisogna vedere proprio come gestirà appunto la squadra piemontese il nono fallo e l'eventuale decisione se commettere o meno presto o meno il decimo fallo. Casari dalla propria parte di pista, Casari per Orfei. Caroli sbaglia il disimpegno, attenzione ancora Caroli, attenzione alla possibile giocata, ma è Caroli stesso a correggere il proprio errore. La girata, no. L'errore di Righi sotto porta, bello l'assist di Orfei, contropiede Gonzalez e Ferrari. Riparte ancora la Minimotor con Caroli, appoggia l'indietro per Righi, 3 contro 2. Buona l'azione, attenzione, tocca di pattino, rigore. Tiro di rigore. Tiro di rigore, protesta l'Azzurra Novara. Vediamo qui. E qui l'impressione è che a primo impatto l'impressione dall'immagine del replay che ci fosse, però è stata un'azione molto veloce. Marzio ad esempio non è convintissimo, non è della mia opinione. Chiedo magari a Tommaso Castiglioni se può magari riproporci il replay. Vediamo in questa occasione. Ottimo. Sì, no, direi anche io, non è chiarissimo, ma direi che c'è stato il tocco di pattino. Vediamo intanto Diego Casari pronto, secondo tiro di rigore per lui in questa partita. 8 minuti e 22 al termine, Diego Casari contro Rubens Gilli. Pronto Casari, la parata, si è mosso prima. Si è mosso prima, infatti l'arbitro giustamente gli dà l'avvertimento, il warning. Qualora tornasse a muoversi in anticipo anche nell'occasione del tiro del secondo tiro di rigore, dovrà essere sostituito ed entrerà in pista il portiere sostituto. C'è anche altro warning a Gonzalez per proteste, suppongo. Dialogano i due arbitri, parlano con il tavolo, segnano i warning combinati ai due giocatori. Diego Casari è pronto per il tiro di rigore. Parata di Gilli, attenzione ancora Casari, una seconda chance, alza e schiaccia che non va da parte di Diego Casari. Opportunità non sfruttata quella del tiro di rigore. C'è un'altra opportunità che potrebbe arrivare presto per la formazione della Minimotor, che è il decimo fallo. Riparte in velocità Caroli con Casari, non si trovano per un soffio. Che azione in progressione, in contropiede da parte di Caroli, e come l'ha seguito molto bene Casari, non si sono trovati veramente per un nulla. Peccato davvero. Attenzione a la pallina da parte di Garzano che non viene trattenuta. 4 giocatori della Minimotor contro 2 dell'Azzurro Novara. Orfei serve non precisamente Casari, dietro la porta Caroli. La partita apertissima, il sesto gol ha scosso la Minimotor, corregge alla ricerca del pari. Casari da pochi passi, era molto difficile perché la pallina era stata riconquistata da Mastro Pasqua. A terra Ferrari, Oscar Ferrari, vice capitano dell'Azzurra Novara, dopo un contrasto di gioco che noi ammettiamo non abbiamo
seguito, lamenta un problema al volto il numero 99, sì, probabilmente qualche uno scontro di gioco forse con Edoardo Righi. Vedo che anche, vediamo che i due giocatori si stavano parlando, quindi la prima impressione è che fosse uno scontro di gioco tra loro due, non ravvisata almeno da parte mia. Non so se l'hai visto tu, Marte. No, non l'ho visto nemmeno io, purtroppo non abbiamo nemmeno le immagini del replay, quindi ci affidiamo alle decisioni dell'arbitro, che comunque probabilmente non ha visto nemmeno lui qualcosa, quello che è successo, e ha ritenuto che il gioco potesse continuare. Vediamo entrando nel frattempo in attacco il Correggio Hockey. Attenzione a Casari, Casari missile impreciso, però ancora Gilli a chiudere bene lo specchio della porta. Non ha ancora subito reti in questo secondo tempo l'estremo difensore dell'Azzurro Novara. Attenzione all'alza schiaccia da parte di Ferrari, continua a girare bene la pallina in casa Azzurro Novara, che ha un altro alleato ora a suo favore che si chiama cronometro. 6 minuti 23 secondi ancora. Gonzalez, velocità, palo, palo numero infinito di questa partita. Siamo al settimo probabilmente, 4 per l'Azzurro Novara, 3 per la Mini Motor. Una partita dove veramente la noia oggi proprio non ha saputo, non è proprio entrata qui al Palasport Dorando Pietro di Correggio. Gonzalez, cambio in rapidità da parte dell'Azzurro Novara, con l'uscita da parte di Ferrari e l'ingresso di Bergamin. Mastropasqua contro Casari, all'indietro Gonzalez, protagonista numero uno di questa partita, alla pari di Diego Casari. Gonzalez contro la balaustra, subisce gli attacchi di Righi, ma non demorde e riesce a mantenere il possesso della pallina. Ancora Gonzalez, Bergamin, 4 secondi al termine dell'azione, 2-1, la riconquista Caroli, 5-20, Orfei ancora, perde però il possesso della pallina l'Azzurro Novara, perde la Mini Moto, la riconquista l'Azzurro Novara. Abbiamo visto l'intervento del medico per verificare lo stato di salute di Ferrari, che ha chiesto il cambio. Si toccava il volto in corrispondenza del naso, probabilmente ha ancora dolore rispetto a quello che era successo prima. Adesso al momento vediamo che ha il ghiaccio, gli stanno mettendo il ghiaccio e probabilmente la cosa si risolve in questo modo. Orfei, taglio in mezzo di Righi per il numero 13 della Mini Motor, stoppato bene in fase difensiva da Mastropasqua. Gonzalez supera bene Casari. Orfei, bella mossa del giocatore argentino. Ancora Mastropasqua ancora, prova il tiro Salines col guanto, 4-21, ancora opportunità, bella azione di Casari, il palo o la parata da parte di Gilli, non abbiamo visto bene, ci è sembrata parata da parte dell'estremo difensore, parata da parte di Nicolo Salines. Attenzione Mastropasqua, altra parata di Salines, quelle palline però possono essere letteralmente un suicidio per la fase difensiva della Mini Motor, un pericolo molto grande che questa volta però ha sventato Nicolo Salines, Marzia. Sì, ha sventato Salines e prima abbiamo sentito il rumore del palo, quindi probabilmente Casari è riuscito a arrivare in corrispondenza del palo e purtroppo la palla però non ha portato ad un gol. Gol che non è arrivato neanche in questa occasione per un passaggio sbagliato del Novara, che però mantiene il possesso della pallina. Intervento dell'arbitro, time out chiamato dal Correggio Hockey. 3 minuti e 33 secondi. Salines che dice qualcosa all'arbitro, sembra lamentarsi, poi in realtà va subito verso la panchina. 11 gol, 8 pali, 2 tiri di rigore, 0 cartellini blu. Sono numeri. Se volete riassumere la partita in una frase, fate così. Questo può essere il titolo, perché è veramente stata una gara dalle grandi emozioni. Sicuramente nel corso del primo tempo 9 gol nell'arco di 18 minuti, poi nel corso della ripresa sono arrivati solamente 2 gol che hanno però capovolto
l'esito dell'incontro, perché fino a questo momento, dopo il 25esimo minuto, lo ricordiamo, l'azzurra Novara era sotto nel punteggio per 5-4, adesso si trova a condurre per 6-5. Dalle altre piste, Marzia, ci sono risultati interessanti, sì, certo, interessanti per tutti, soprattutto per la Mini Motor. Sono risultati interessanti, sì, perché il Montebello sta ancora continuando a vincere sull'Hockey Bassano 54, al momento il risultato parziale è di 4-3. Mentre invece il Montecchio Precalcino contro il Breganze sembra confermarsi come possibile primo in classifica, perché sta vincendo sul Breganze 5-3. Abbiamo anche il risultato parziale del girone B con Forte dei Marmi contro Sarzana, che è in vantaggio 4-3. Nel frattempo Caroli blocca una pallina al volo. Tanto doppia parata da parte di Gilli, attenzione Gonzalez, Garzano, la parata di Salines. Minuti in pista per Simone Scarpa per quanto riguarda la Mini Motor. Gioca quasi il tutto per tutto il tecnico Jorge Tomastias insieme a Pablo Cara. Ancora Casari stoppato da Garzano, buona quest'ultima fase di partita per il numero 68 dell'azzurra Novara. Ancora Bergamin, raddoppio di marcatura, cade a terra Righi, cade a terra, scusate, Garzano dopo lo scontro con Righi. Undicesimo fallo per la Mini Motor. È ancora ferma quota 9 l'azzurra Novara a 2 minuti e 46 secondi di gioco dal termine del match. Gonzalez si invola verso la porta, il gol da parte della Azzurra Novara a 2 minuti e 39 secondi, non trattiene Nicolò Salines e a quasi 200 secondi, anzi 160 secondi dalla fine. È una mazzata psicologica che può essere veramente pesante questa per la Mini Motor, perché a pochi secondi dalla fine è arrivato il gol del 7-5 per l'azzurra Novara. Attenzione a Righi, gol! Non è stata una mazzata psicologica, mi ha smentito subito Edoardo Righi. E noi siamo contenti di essere smentiti, perché questa Mini Motor ha saputo reagire grazie all'intervento, al gol di Edoardo Righi, il secondo in questa partita da parte del giocatore correggese. Riprende il gioco, nel frattempo l'azzurra Novara rimane bloccata su questi 9 falli. Rigore. C'è il tiro di rigore. Tiro di rigore. Protesta il Correggio Hockey. Ci lascia un po' sorpresi questa decisione, ma riguardiamo. Non abbiamo visto bene se Gonzalez si sia scontrato o meno con Scarpa. Ma aveva già perso l'equilibrio prima. Potrebbe non essere stata una valutazione. Ho più di un dubbio, lo confesso, più di un dubbio. Gonzalez contro Nicolò Salines, tiro di rigore, 2 minuti e 16 al termine della partita. Attenzione Salines, parata da parte di Nicolò Salines. La pallina dove è andata? La pallina è davanti. È davanti a Nicolò Salines, ok. Però perfetto. Sono preoccupati. Attenzione ancora, vediamo il tiro, eccolo qua. E quindi si riprenderà con... Ah no, lamenta dolore. Esatto, con la Mini Motor, perché gli è arrivato un missile sul braccio. Ecco qual è stato il problema. Riguardiamo bene, intanto ringraziamo Tommaso Castiglioni. Secondo me, tu vedi che ci sia stato rigore, cioè un fallo che porta... È la stecca. Ce lo confermano anche dalla regia di Tommaso Castiglioni, proprio questo aspetto, proprio che ammetto non avevo notato. Ringraziamo Tommaso Castiglioni per la segnalazione, perché rivedendola bene, bravo al nostro regista, lo diciamo anche in presa diretta, anche attenzione a Diego Casari, la parata da parte di Gilli, ultimi 2 minuti di partita, 7-6 al palo d'Orlando Pietri, dai. Diego Casari, il tiro, la parata di Gilli, è quello che deve fare la Mini Motor, deve bombardare
sportivamente parlando, di conclusioni, la porta dell'Azzurra Novara, e l'Azzurra Novara ha un solo compito, quello di reggere e magari crearsi le occasioni d'attacco come Bergamin. Il gol che arriva di Bergamin, Davide Bergamin, una partita che al 23esimo minuto e 35 secondi trova il gol dell'8-6 per l'Azzurra Novara. Un minuto e 14 secondi, tre gol, un tiro di rigore, tutto. Anche in questo caso ancora Casari che prova a servire in taglio Righi. Adesso chiaramente le speranze di arrivare al pareggio per la Mini Motor si assottigliano nettamente. C'è sempre la spada di Damocle del decimo fallo, ma Novara è stata brava a gestire i falli in questa ultima fase di partita. Righi ha spazio, può involarsi in contropiede e da solo contro Ferrari. Casari riesce a girarsi, il tentativo di passaggio per Caroli e Gilli con il bastone. Bergamin, il gambale di Nicola Salines, la pallina in un soffio di pista, resta a terra un giocatore dell'Azzurro Novara. Si continua a giocare, il tiro di Caroli, Ferrari in fase difensiva, un muro e non passa niente. Intanto si rialza il giocatore dell'Azzurra Novara, parata di Salines, 22 secondi al termine, ancora Casari, si allunga la pallina, ancora Righi, tiro alto, 15 secondi al termine della partita. Direi che l'Azzurra Novara con ogni probabilità troverà la vittoria. Certo che è stata una partita veramente infinita, merito a entrambe le squadre. Bergamin, Gonzalez, per Bergamin il tiro al palo, non abbiamo capito se è stato palo o meno. Palo. Il nono palo, finisce qui la partita. Sentite gli applausi, meritatissimi per entrambe, perché vince l'Azzurro Novara per 8-6, si abbracciano i giocatori ospiti qui al Paladorando Pietri. Forse questa è la miglior testimonianza di quanto sia stata dura questa partita. E la Mini Motor delusi, delusissimi i giocatori della Mini Motor, però hanno fatto una gran partita, perché alla fine dopo un hanno retto contro una squadra e contro un giocatore come Gonzalez, che sicuramente è uno di quelli che può decidere e incidere nel corso delle gare. Novara sale a quota 16 punti, superando Tiene in classifica. Resta a quota 4 la Mini Motor. I parziali dalle altre piste, Marzia. Sì, Montecchio Precalcino Breganze 5-3, non è ancora finita la partita. Montebello OK Bassano 6-4, quindi i risultati sono quelli che avevamo commentato anche nei minuti precedenti. Il Montecchio Precalcino a questo punto balzerebbe da solo primo in classifica, e mentre il Montebello si toglie dalla zona retrocessione, perché con 5 punti supera la Mini Motor Correggio, che è ferma a 4, che passa quindi al decimo posto. Invece, come dicevi giustamente tu, la Mini Motor Correggio, vediamo anche che c'è, vediamo che non finiscono, la partita non sembra comunque finire, c'è qualche anche battibecco ancora tra le due parti, ma tutto torna nei crismi della sportività e del normale confronto tra giocatori. Ricordiamo anche il prossimo match, perché questa è l'ultima partita del 2021 per quanto riguarda il campionato di Serie 2. Intanto la regia di Tommaso Castiglioni ci ripropone tutte le immagini di questa partita, una partita che, ripeto, di immagini e di gol ne ha veramente a tonnellate, perché sono arrivati 14 gol, 9 pali, 2 tiri di rigore, c'è stato veramente di tutto. Ed è stato sicuramente molto bello raccontarla, cara Marzia. Intanto, innanzitutto, voglio essere molto contento anche proprio di quello che è stata questa partita, anche perché è stata sicuramente una gara molto bella, e ripeto, ci sono stati diversi aspetti, ma soprattutto una partita dove la Mini Motor è in continuità, ha mostrato continuità rispetto alla sfida contro il Roller Scandiano.
Sì, è peccato che non sia riuscita a mantenere il vantaggio che aveva conquistato nel corso del primo tempo e sulla lunga distanza alla fine il Novara ha fatto valere le proprie migliori doti rispetto al corregiochi, o quantomeno questo è quello che ci dice il risultato. Però fa ben sperare il fatto di aver visto giocare così bene gli atleti della Minimotor Correggio, quindi appuntamento all'8 di gennaio con Hockey Bassano Minimotor Correggio e successivamente poi ci sarà l'ultima di campionato invece in casa contro la Symbol Modena. Forse dovremmo augurare gli auguri di buone feste ai nostri ascoltatori, Francesco. Facciamolo, lo facciamo. Tanti auguri a tutti i tifosi di Minimotor Correggio Azzurra Novara per felici feste, buone feste, buon Natale, chiaramente un felice anno nuovo. E invece per quanto riguarda il campionato di Serie 1, ricordiamo che mercoledì 22 dicembre, ore 20:45, la undicesima giornata del campionato di Serie 1 con la BDL Correggio che affronterà il Matera. Grazie Marzia, un ringraziamento a te per essere stata qui con noi. Grazie a te, Francesco. Io ringrazio Tommaso Castiglioni in regia, Federico Pedroni alla telecamera. L'appuntamento sempre qui per le prossime partite al Pala Dorando Pietri. Ricordiamo il punteggio finale: Azzurro Novara batte Minimotor Correggio 8-6. Grazie per averci seguito. A presto e tanti auguri di buone feste e buon Natale per tutti i sostenitori della A2. Bravo, Tommy. Mi chiudi l'audio adesso. Chiudi tutto. E io sì, ho dato